Bentornati tutti a Siamo Noi e soprattutto bentornati a questa nostra rubrica dedicata alle gioie, alla bellezza, ma anche alle fatiche a volte della vita familiare, della vita di coppia. E oggi il tema è un tema davvero splendido, perché la vogliamo dedicare questa puntata all'amore che non ha età. Il cuore batte, batte sempre. Chi ha detto davvero che l'amore debba avere un'età? E ormai lo sapete che poi il destro ce lo offrite voi, perché siete voi con le vostre lettere a sollecitare queste nostre riflessioni in studio. In particolare ci ha scritto Marisa da Milano. Marisa è una giovane signora di 85 anni, Marisa è una mamma, è una nonna. Ecco, il pubblico rumoreggia su giovane signora di 85 anni, è più giovane di tutti noi, adesso sentirete perché. Ha 5 nipoti, la più piccola dei nipotini ha 10 anni, e proprio accompagnando, no, tutti i giorni la nipotina, come accade, no, con i nostri nonni a scuola, lei ha conosciuto Luigi, il nonno di un'amichetta di sua nipote. Hanno cominciato a chiacchierare, hanno cominciato a condividere un po' quei tempi morti dell'attesa fuori dalla scuola, poi una passeggiata tira l'altra ed è nata una bella, affettuosa amicizia. Quando sono lontani dagli occhi dei nipoti, delle nipotine, anche della gente, si concedono di tenersi per mano. Lei, Marisa, ci scrive: ecco il mio meraviglioso problema. Meraviglioso perché non credevo che il mio cuore potesse tornare a battere, problema perché, beh, insomma, io mi sento un po' a disagio, entrambi sono vedovi, mi sento a disagio nei confronti dei figli, mi sento un po' in colpa perché ho pianto la perdita di mio marito e adesso torno ad essere felice, com'è possibile? E poi i miei figli scherzosamente mi hanno sempre detto: guai ad accompagnarti con un'altra persona, un altro uomo al tuo fianco, non lo sopporteremo. Lei ci dice: che cosa devo fare? Devo rinunciare a questa cosa meravigliosa che mi è capitata quando non me l'aspettavo, dare retta ai miei figli, continuare a nascondermi? Bene, noi tutte queste domande le rivolgiamo soprattutto a lui, Antonio Fatigati, che qui in studio è tornato, teologo. Ben arrivato, Antonio. Oggi hai proprio pane per i tuoi denti. Diacono permanente della diocesi di Milano, lo sapete che insomma la sua attività la svolge veramente senza mai negarsi, come teologo esperto di temi, di tematiche familiari presso la comunità pastorale, scusate, San Francesco d'Assisi a Monza, e accanto a lui, beh, sono un miracolo loro in qualche modo, Bianca Barsotti, ben arrivato, Nicola Torrisio. Sono una splendida nuova coppia, sono innamorati già da parecchio tempo, ben arrivati. Grazie. Allora, Antonio Fatigati, è un'esperienza, non dico comune, ma abbastanza diffusa, e ti chiedo anche se è capitato, insomma, a te di incontrare persone che si sono innamorate in tarda età, diciamo nel terzo tempo. È un'esperienza molto diffusa, anche perché comunque, grazie a Dio, come dire, la lunghezza della vita oggi consente di arrivare a quell'età anche in belle condizioni fisiche e mentali. Mi è anche capitato di incontrare storie simili e ho riscontrato spesso i problemi che Marisa ci ha descritto e che ci raccontava. Ecco, tu subito hai individuato questo termine, problema, che ha colpito anche me mentre leggevo la lettera, perché mi colpiva questo sostantivo e quell'aggettivo meraviglioso. Sì. Che problemi crea, naturalmente in sintesi, perché poi lo vedremo via via, questo innamorarsi, anzi direi di più, trovare l'amore, che è una cosa ancora diversa in tarda età? E il problema grosso è che si inserisce in un contesto di relazioni già costruite e molto datate nel tempo, soprattutto molto strette, figli, nipoti, conoscenti, e quindi in qualche modo è un inserimento di una tua vicenda in un contesto che è già amalgamato, già costruito. E quindi il termine problema ci sta. Poi non è detto che non si possa risolvere. Ma non è, Antonio, perché me l'hai detta talmente bene che mi hai fatto pensare, non è che quando due persone in tarda età si innamorano e scoprono l'amore in un contesto, tu hai detto, già di relazioni, mettono un po' in discussione, in crisi tutti quelli che sono intorno? Assolutamente. Qualcuno sì, magari che non sta vivendo con tanta sincerità e tanta onestà. Ma guarda, assolutamente sì, perché nelle forme più pure di gelosia c'è la paura dell'abbandono. Per cui se in qualche modo la persona che tu hai sempre visto come riferimento dedica il suo cuore a qualcun altro, un po' di paura ti viene.
E quindi interessante. Tanto, sì. O magari qualcuno che accanto a loro vive una vita, una fase di stanca e vede questo amore che rifiorisce. Ecco, in questo caso però a me piace pensare che sia un segno di speranza. Invece, stimolo. Sì, uno stimolo, un segno di speranza, non un problema da questo punto di vista. Bello quello che dice. Avete visto quante cose intorno all'amore che fiorisce nella cosiddetta terza età? Bianca e Nicola, io l'età non ve la chiedo, ci basta quel terza. Da quanto tempo siete innamorate? Lo chiedo prima a lei. Da 6 anni. Da 6 anni è un bel tempo, ma senta un po' Nicola, ma voi quando esattamente vi siete incontrati e dove? A un centro anziani. Praticamente io sono stato trascinato quasi per i capelli perché non mi piaceva. Lei era un po' restio all'idea. Questo centro. E un amico che ho conosciuto, c'è cioè una piscina condominiale dove mi incontravo con parecchie persone, questo amico mi ha detto: ma vieni, vedrai che troverai un ambiente simpatico, accogliente. L'ha detto una volta, l'ha detto due volte, alla fine ho ceduto, e sono andato a questo centro. È andato e vi siete conosciuti, io ho letto sbirciato, non ce l'ho fatta ad aspettare che lei me lo venisse a dire qua, che lei l'ha visto entrare, Nicola, io già allora l'aveva colpita, quindi di colpo di fulmine almeno per lei si è trattato. Come una pazza, perché ci siamo lì tutte persone insomma di una certa età, quasi tutte vedove, in maggioranza siamo vedove. Ho visto entrare questo signore con i capelli bianchi, un cappotto di cashmere puro, ho detto mamma mia, io non avevo nessuna intenzione, per carità, anche le mie amiche mi dicevano trovati qua, no. So, un colpo di fulmine, succede anche a questa età. Bellissimo, bellissimo. Nicola, ma è vero che è stata lei a fare il passetto nella sua direzione? Non so se proprio il primo passo, ma verissimo, un mezzo passo. Verissimo. Io vedevo questa signora che mi guardava in una certa maniera e mi dicevo: ma questa che cosa vuole? Perché io non ero assolutamente maturo per, diciamo, iniziare un tipo nuovo di relazione. E invece? E a questo punto me la trovo spesso nello stesso tavolo a giocare a buraco. Avevo appena appreso i primi elementi, insomma cercavo di giocare bene anch'io. Lei ha scompilato tutte le carte perché le ha fatto una domanda molto diretta, è vero Nicola? Sì. Che le ha chiesto? Mi ha detto, mi ha chiesto se ero vedovo, se insomma, certo, è entrata nei ma dettagli. Ma dove l'ha trovato il coraggio lei, Bianca, di essere così ardita? Non sono una persona anche un pochino timida, però ho detto questa volta ce la voglio fare, perché proprio è stato il colpo di fulmine. Allora io che cosa ho fatto? Guardavo la sera quando lui veniva, perché lui veniva un pochino più tardi di me. Allora io ho fatto tutto il programma e quando arrivava così salivamo le scale insieme. Poi andavamo su e si poteva giocare anche insieme, ma lì tante domande non si potevano fare perché c'erano le persone. Ho detto come posso fare io? Una sera poi siamo scesi nell'ascensore e io che cosa ho fatto? Ho preso e gli ho dato un bacio qua. No, sì. Io resto attonita. Allora, io la sua storia vorrei raccontarla per filo e per segno, ma dobbiamo poi capire un po' qual è la situazione attuale ed aiutare la nostra Marisa. Tanto la rinviteremo qui a Siamo Noi perché è una storia troppo bella. Avete visto dove può portare l'intraprendenza femminile che non viene meno, anzi fatigati, forse andando avanti, acquisendo una maggiore consapevolezza, si perde meno tempo. Beh, sicuramente sì. In realtà la cosa che emerge molto bene, è bellissimo quello che ha detto Nicola, non ero maturo per... Che da un lato cioè, sembra quasi una contraddizione, dice ma come, hai i capelli bianchi e pensi ancora in maturità. Però è così. Allora, c'è veramente la concezione di te molto più forte. Io ti vedo, mi piace, ti desidero, c'è qualcosa di te che mi attrae, te lo dico, punto. Non sto a perderci tempo. È così, no, ma io Bianca, gli ho chiesto tu, perché siccome sì, guardavo io, però guardavo pure lui, siamo sinceri. Sì, non è che uno si lancia al buio. Gli ho detto, ma io ti piaccio a te. Dice, sì, anche a me mi piace. E allora. Si può dare inizio, però non vogliamo darvi una falsa impressione, perché a volte la gioia è sempre il rovescio della medaglia, prima che mi sgridi Antonio, è sempre il rovescio della medaglia anche del dolore, gioia e dolore nella nostra vita, e entrambi hanno vissuto una vedovanza
con tanto certo, dolore, con tanta sì. difficoltà. Bianca, lei da quanto è vedova? Io sono 8 anni. La sua vita da vedova? Prima di incontrare Nicola? Prima di... Le sue giornate? Io stavo a casa, sdraiata là sul divano, non mi sistemavo né niente, anche mia figlia. Ma esci di qua, ma che fai? Lei ha due figli. Sembri brutta là, messa sul divano le mie amiche. Allora ho detto, vabbè, vado a questo centro e vediamo. E lì infatti sono stata accolta bene, mi sono trovata benissimo, persone carine. Sottotesto, veramente... Quanto ci aiutano le relazioni quando si vive un'esperienza di dolore? Nessuno si salva da solo. Nicola, lei ha vissuto con grande difficoltà a sua volta l'essere vedovo dopo una vita condivisa a fianco di sua moglie. Anche lei passava le giornate chiuso a casa, pensava è finita. Praticamente posso dirvi che non immaginavo che una persona malata di un tumore potesse arrivare a dei dolori così atroci e per lungo tempo. Praticamente la fine è venuta dopo 3-4 mesi di sofferenze inaudite e chiaramente questo ha lasciato un grande vuoto dentro di me. Mi dispiace dirlo, ma quasi una liberazione il fatto certo, che dopo così lei tanto, se n'era andata. Tanto questo dolore. Però... I giorni passavano e il pensiero rimaneva sempre lì, cioè cercavo di non pensarci, di pensare ad altro, però è passati 2 anni, insomma, è cominciata questa storia qui dell'incontro. 2 anni che sono un tempo lunghissimo e faticati, facciamolo ben capire al nostro pubblico e anche soprattutto a Marisa che ci ha confidato i suoi sensi di colpa, che questa non è negare l'amore grande che si è avuto e l'autenticità del dolore che si è provato. Anzi, assolutamente no, intanto perché emerge chiaramente che c'è un tempo di elaborazione del lutto in cui tu devi renderti conto che le cose sono davvero come sono, cioè che l'altro non c'è più. Ma poi la necessità di tornare alla vita è legata al fatto che per vivere bene bisogna amare ed essere amati. Che bello sentire questo. Se questo non succede, cominci a spegnerti. È vero. Allora, questo vuol dire tradire chi non c'è più? No, sarebbe tradire chi non c'è più, spegnersi. Un amore così bello che ritorna, che si ripresenta, che è pulito, che ti racconta di come io mi rimetto in gioco, ti riprendo, mi riprendo, non è un tradimento per nessuno. Ecco. Meraviglioso quello che ci ha detto, io me l'appunto, ce l'appuntiamo tutti, vivere bene significa amare ed essere amati, alla fine conta solo quello, carriera, soldi, tutto secondario. Dicevamo il partner di una vita non si dimentica mai, voi avete compiuto un gesto bellissimo. Bianca, avete deciso, man mano che diventavate più certi del vostro rapporto, di andare insieme a salutare al cimitero, sì, a pregare davanti alla tomba dei vostri rispettivi coniugi. No, perché mio marito è sepolto su in Toscana, il paese dove sono nata e dove c'ho il posto anch'io, che me l'ha fregato, perché me l'ero comprato per me e me l'ha fregato lui. Allora ci siamo andati insieme e gli ho detto, guarda, io ho trovato un nuovo compagno, te lo presento, siamo andati, e lui a sua volta mi ha portato. Lei ha fatto lo stesso. Lo stesso, sì. Che bella. Comunque questa cosa. Va precisato che l'amore di Bianca è stato invasivo praticamente. Ha lasciato poco spazio. Io, a tutte la mia maturazione è venuta lentamente col tempo e lei mi diceva continuamente, ma tu mi ami? Ma sì, sì, sì. Ecco cosa significa essere davvero diversamente giovani. Io voglio chiedere entrambi, siete nonni, vero? Lei ha 2 figli. No, io ho 2 figli, ma non ho nessun nipote. Lei è nonno. Dunque, io sono nonno di 2 quindicenni. Mm. Le mie 2 figlie hanno fatto una gara tra di loro e a distanza di 2 o 3 mesi l'una dall'altra hanno partorito queste bellissime Lei ragazze. Si è confidato con le nipotine? Lo sanno di questo amore? Sì, sì, sì. Sì, come sì, l'hanno preso? Non c'è... È una cosa accettata senza discussione, sì, mentre per quanto riguarda le mie figlie è chiaro che al principio c'è stata una leggera diffidenza, ma alla fine dopo che hanno conosciuto Bianca hanno capito che era la donna per me, tanto è vero che la figlia, io ho una figlia che è medico presso la Polizia di Stato di Firenze
E mia figlia diceva a lei per telefono: c'è l'abbata! Perché lui è un pochettino stravagante. L'ho messa in guardia. Senta, è un passaggio di... Io da figlia penso, se accadesse, no? Io le ho tutti e due i genitori, ma insomma se accadesse capisco che può essere insomma una cosa che confonde un figlio. Però sua figlia è qua con noi. Mia figlia è stata quell'artefice di tutto. È dietro di lei tutto, nel pubblico, sì, sì, sì. E sicuramente questa cosa, quanto è bella, l'ha capito. Insomma, subito, mi ha detto, ma io come faccio? Gli dicevo, sono innamorata di quest'uomo, ma come faccio a dirglielo lì con tutte le persone? Fallo venire a casa e parlaci. Allora io gli ho dato di nascosto il numero di telefono, sono stata io tutto l'artefice. E così è venuto. E così è venuto. Faticati, Bianca è una donna intraprendente, è bello come l'intraprendente poi si raffina con il tempo. Marisa è in una situazione un po' più delicata perché ci ha detto, lei si è fissata su quella frase che gli ha detto forse anche scherzosamente un figlio, se dovessi mai avere un uomo al tuo fianco noi non l'accetteremmo. Magari non è vero, ma che consiglio diamo a Marisa? No, no, un consiglio... Ah, glielo dà lei, non glielo dà? No, mi perdono. Ma no, ma che scherzo. Che consiglio avrebbe dato lei? Ma che poi no. Diventa aiuto diacono, te la porti con te, Antonio? Sì, secondo me. No, io le direi, i figli, vogliamo bene i figli, sono la prima cosa, come ho detto a lui. Prima vengano i figli e poi... Che non ci pensi tanto, perché non sa quanto è bello avere una persona che la sera ti aspetta, che il giorno lo puoi incontrare. Meraviglioso. Non voglio piangere perché io sono molto emotiva e mi viene da piangere se racconto queste cose. Che la signora Marisa non stia, faccia quello che crede lei. I figli, sì, gli si vuole bene, si devono amare, però si deve vivere anche la nostra vita, specialmente a quest'età, avere una persona che ti fa un complimento. Bello, Antonio, ora se dici qualcosa che è il contrario. Guarda, Bianca è stata bravissima. Vorrei dire qualcosa al figlio, però. Diciamo, la solitudine è una cosa terribile, terribile. E pensare di condannare la solitudine del genitore che è rimasto vedovo è una cattiveria. Punto. Più chiaro di così, caro figlio, perché poi ce ne sono tre, ho capito, di figli, più chiaro di così si muore. Io vorrei chiedere ad entrambi com'è la vostra vita oggi. Avete mantenuto due appartamenti separati, quanto è ravvivata e rischiarata dal trovarvi insieme ogni pomeriggio, ogni sera, non so. Ma la nostra vita attualmente è fatta di piccole cose, piccolissime cose, però è piena, cioè andiamo a Burago, come dicevo, lì praticamente c'è guerra tra me e Bianca, perché lei dice che io inco sempre e mi minaccia sempre, io ti lascio perché insomma a un certo punto ho detto vai a giocare in un altro tavolo. Le direbbe Antonio Faticati in un'altra puntata che può essere una soluzione, sì, per evitare conflitti. È troppo lunga, però Antonio ormai ti conosco. È vero. Comunque andiamo al cinema, andiamo al ristorante, facciamo dei viaggi. Che bello. Siamo... Bianca, il momento più bello che condividete insieme abbiamo qual è? Fatto una bellissima crociera assieme. Io ero convalescente perché avevo avuto una malattia, insomma, che poi si è risolta bene. Mamma. Però nella convalescenza, insomma, non è che mi sono divertito come avrei dovuto. Quindi dove siete andati a fare la crociera? Il giro per il Mediterraneo. Splendido. Il suo momento più bello che passate insieme, la parte della però giornata che ama di più? Lo ricordiamo proprio come un momento clou della vostra perché storia. Perché è lì che ci siamo veramente rivelati. Uno innamorato dell'altro, no, cioè, ma quanto... anche io ho sentito il bisogno della sua presenza, cosa che magari al principio non sentivo tanto. No, Bianca, lei è sposato, io sono un uomo romantico. Sempre stata esuberante, ero pazza, non dormivo la notte, ho fatto le cose. La signora che stava sotto a me veniva a vedermi tutti i giorni, nemmeno quando è morto mio marito, a vedere ma che fa, perché avevo la testa. Che sta non succedendo? Sapevo, che mi sta succedendo? Davvero me lo sono chiesto tante volte. Lei oggi è tornata ad essere felice? Sì, sì, tanto. Ho passato questi anni bellissimi e mi ha dato la gioia di vivere, perché anche di piccole cose, anche di andare a fare una passeggiata nel parco. Magnifico. Io quando lo vedo provo sempre un'emozione. Magnifico, magnifico. Antonio, vogliamo dire, perché ricordiamo che tu sei l'autore dell'Amore secondo Papa Francesco, vivere il rapporto di coppia con Amoris Laetitia. Lo vogliamo dire a tutti quanti che, insomma,
ci si può reinnamorare, si può provare sempre, in qualsiasi età, la gioia dell'amore. Sai che in Amoris Laetitia il Papa dice una cosa straordinaria, che l'amore non invecchia mai, si trasforma, diventa qualcos'altro, ma non invecchia mai. Io credo che loro siano una dimostrazione bellissima e un segno di speranza di come fra un uomo e una donna ci si possa amare in qualsiasi età e ci si possa tornare a vivere anche dopo che si sono affrontati dei dolori forti come la perdita del coniuge. Grazie, grazie ad Antonio Fatigati, grazie a Bianca e Nicola che hanno condiviso la loro storia qui oggi con noi. Continuate a scriverci, a raccontarci di voi, noi siamo qui e raccoglieremo le vostre lettere, i vostri suggerimenti. Massimiliano, hai sentito che animo romantico? Eccomi, qui anche sento il signor Nicola. Sento bisogno della sua presenza, ha detto Nicola. È una cosa che provo anch'io ogni giorno. Nei miei confronti. Ma in termini di assenza. Nei miei confronti. No. In termini, ma sono scherzando, sono scherzando. Ma qui parliamo di tua moglie. Quante volte le dici sento il bisogno della tua presenza? Tua tutti moglie. I giorni, perché sennò mi caccio di casa. Però, insomma, qualche volta perda anche a burraco. La faccio contenta. Ma non è che, come faccio io con Gabriele ogni tanto. Ma no? È la mia sfortuna che non riesco a perdere. Non riesco a perdere. Niente da fare, niente vedi? Da fare. Però adesso andiamo in pubblicità e subito dopo avremo un signore che dice di aver cucinato per Gesù. Ma sarà vero? Vediamo un po' che cosa ci racconterà. Qui passiamo noi Paolo Celli.